Il libro che abbiamo portato è di Jules Verne, Il viaggio al centro della Terra, che parla dell'avventura del professor Lindbrok di Amburgo, che ritrova una pergamena scritta in islandese antico. Questa pergamena narra di un'avventura che si può intraprendere attraverso il vulcano Sneffels, che si trova in Islanda. Chiunque si riuscisse a trovare in quel posto il 22 giugno, solstizio d'estate, potrebbe intraprendere questo viaggio al centro della Terra. L'autore ci tende praticamente una mano a creare una sorta di collegamento tra il nostro mondo e quello dei mari del nord, ed è il fatto che loro, dopo questo viaggio, riescono a risalire e praticamente escono a Stromboli. Quindi c'è questo legame tra l'Islanda, i mari del nord e tutto quello che rappresenta questo scenario nordico con l'Italia, il Mediterraneo e quello che in fondo sono i Malmo. Questo viaggio tra questi mari così lontani e così vicini in realtà. Palloni Aerostatici è il titolo della nostra demo, del nostro piccolissimo EP. L'immaginario dei Malmo è un immaginario di lentezza, il post-rock è una musica da ascoltare con tranquillità che deve portarti e ti deve far viaggiare in un certo senso. Quindi una delle cose fondamentali è la lentezza e il viaggio, e la mongolfiere, i palloni aerostatici forse sono proprio il massimo della lentezza e del viaggio, non lo so, nel massimo senso in cui lo possiamo immaginare. Abbracciati a pallone.